Il derby è fatto di colori, tifo, emozioni, un derby deve essere occasione di festa ed invece Paganese Salernitana rischia di essere visto dai soli supporters azzurro stellati. Il sindaco di Pagani ha chiesto alla prefettura di Salerno la chiusura del settore ospiti. Niente Salernitani al Torre, lo sapremo a breve. Di certo un eventuale divieto del derby per i tifosi della Salernitana non sarebbe un gran bel messaggio per il calcio, anche perché in questa stagione i derby giocati, pur con le limitazioni, soli possessori di tessera per i sostenitori ospiti, si sono rivelati un'occasione per dimostrare che in Campania si può giocare senza chiudere gli stadi o senza, come è accaduto in un recente passato, giocare altrove senza supporters. Inutile dire che a Salerno questa idea non piace affatto, soprattutto ora che l'entusiasmo è alle stelle per i risultati della Salernitana, ma non piace agli stessi sportivi paganesi. Vi facciamo ascoltare una dichiarazione di uno sportivo di Pagani che stamani ha contattato la nostra redazione. Signor Russo, lei ci ha chiamato per dirci cosa a proposito del derby di Pagani? Io sono un vecchio tifoso della Paganese, ho sempre la Paganese da 50 anni. E non c'è mai stato odio tra Pagani e Salerno. I salernitani sono comportati a Salerno sempre civilmente. E forse da parte nostra, che forse sia stato qualche un po' di staramuccia, che io dico la verità, non approvo. Io voglio che tutti i salernitani devono venire a Pagani, devono venire sulla tribuna. E il risultato, quello che merita la Salernità, che vince, sarà applaudita. Che succede un miracolo, perché sono sicuro della Paganese, voglio che si deve salvare, ma i punti non arriveranno con il benevento della Salernità, i punti dovranno arrivare con la resta e il martino pronto in casa. Quindi noi vogliamo che Salerno deve stare a Pagani, deve essere applaudita e deve saper vincere, con tutta la responsabilità. Perché io mi sento veramente angustiato dal fatto che ci sia qualche tifoso che compare su Facebook incita contro i Salernità. Le casse malate si stanno a dappertutto, a Salerno, a Pagani, ma la sua parte della Paganese sono i civili, perché noi siamo la Paganese in casa, siamo 400 persone la domenica. No, solo perché si gioca la Paganese Salernità delle 2000 persone. Cioè questo no, non bisogna farlo, per quale motivo? Noi rischiamo anche di avere il campo squalificato e non prenderemo neanche i punti con la testa e con la Martina, perché quei punti si faranno salvare.